l'episodio di oggi parte già in una location diversa. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Assaggiamo. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Nelle scorse puntate abbiamo sempre preparato cose molto istantanee, non lo voglio negare. Questa volta invece mi cimento io, passo per passo, a mostrarvi che cosa cucineremo. Come da titolo, quello che prepareremo oggi è un panino con le polpette alla salsa barbecue. Nella fattispecie, questa salsa barbecue, la Red Devil's Wing Barbecue Sauce Sweet with Devilish Kick. Questa salsa l'ho trovata, novità delle novità, a Chinatown a Milano, come sempre ovviamente. E ovviamente mi ha ispirato non solo perché era in sconto, ma anche per la sua descrizione molto chiara. Nella descrizione del prodotto c'è scritto che è fatto con peperoncini abanero. Sappiamo benissimo che abbiamo mangiato cose molto peggiori dell'abanero in questa serie, ma non per questo voglio denigrare questa salsa. Quindi, cosa prepareremo oggi, appunto? Abbiamo bisogno delle nostre polpette. Queste sono polpette di pollo e tacchino. La nostra bella pagnottozza. Non è integrale, è fatta di farina di grano scuro e soprattutto sopra ci sono vari semi che io adoro sul pane. Per il formaggio abbiamo del pecorino tartufato. Ho scelto questo per dargli un sapore un pochino più diverso, ma non dovrebbe intaccare il risultato finale. Per questo tipo di preparazione servirebbe qualcosa come la scamorza o la provola. Peccato che ne sia sprovvisto di entrambi, quindi ho optato per questo. Ed infine, come condimenti extra, cetriolini per hamburger e cipolla croccante. Questi non sono necessari, sono un plus. Basta con i convenevoli, iniziamo la ricetta. Per prima cosa dobbiamo occuparci delle polpette. Prendiamo un po' di farina e la mettiamo dentro una ciotola. Potete usare anche vari altri tipi di farina, per esempio quella di grano, quella d'avena, quella di cocco, dipende quale farina preferite. L'ultima volta l'ho fatta con quella di grano duro. E ci mettiamo le nostre polpette e gli diamo una bella infarinata. Io ovviamente non sono uno chef, quindi questi sono tutti passaggi che faccio dopo vari esperimenti appunto con questi tipi di ricette. Ho lavorato in ristorazione, ma sempre roba già preparata o comunque di facile preparazione. Queste sono cose che ho imparato, diciamo, stavo cercando di scappare, negli anni da solo. Poi vivo in una famiglia di terroni, tutte queste ricette, diciamo, che ce l'hai un po' nel sangue alla fine. Le polpette sono belle infarinate, non troppo. Prendiamo una padella abbastanza grande da contenere tutte quante le nostre polpette. Io uso questa antiaderente per comodità. Accendiamo il fuoco, gli mettiamo un filo di olio. Spargiamo bene l'olio sulla padella e la facciamo riscaldare. Queste sono le padelle con il manico che puoi staccare, così puoi passare da una padella all'altra. Sono comode. Se volete dare un po' di sapore in più alle polpette oltre alla farina, potete aggiungerci sale, pepe, peperoncino e altre cose. Io in questo momento non metto nulla perché appunto voglio concentrarmi di più sul sapore di questa salsa. E tra l'altro ci ho fatto a caso adesso sotto la luce che si vedono tutti i pezzetti di abanero che galleggiano appunto nella salsa. L'olio è bello caldo, mettiamo le nostre polpettine. Ovviamente sono tante per una persona sola, queste mi vanno anche per domani. L'obiettivo delle polpette in questo modo è fargli fare una bella crosticina. Ovviamente non dobbiamo esagerare appunto con la cottura, quindi abbassiamo anche un po' la fiamma. Prima però gli do una girata. Ecco qua. È come siamo professionali, eh? Mettiamo il coperchio e le facciamo cuocere per un bel po'. Intanto accendiamo il forno per far tostare un po' il nostro pane. Intanto che il forno si sta scaldando, tagliamo il nostro pane. Io preferisco sempre non aprirlo del tutto, così che quando lo mangi puoi tenerlo in questo modo. Togliere tutta la mollica in eccesso e cercare di aprirlo delicatamente e metterlo in forno in questo modo, che così anche la mollica interna si tosta. E mettiamo il pane in forno. Se si dovesse rompere, pazienza. Il mio obiettivo è cercare di evitarlo. Come ho detto prima, non bisognava esagerare né con la farina né con l'olio,
Questo perché quando aggiungeremo la salsa, se c'è troppo olio, poi finisce che la salsa diventa oleosa. E questo preferirei evitarlo, ovviamente. Intanto queste sono quasi come le voglio io. Apriamo la nostra salsa. Ovviamente io sto usando questa salsa barbecue perché posseggo questa. Va bene con qualsiasi altra salsa barbecue o, se volete provare, con qualsiasi altro tipo di salsa che vi piaccia. Intanto proviamo la nostra salsina. È una buona salsa barbecue, su quello non ho nulla da dire. A livello di piccante, come ho già detto, sono abanero, non è eccessivo, ma sono buoni. Quindi abbassiamo ancora la fiamma e versiamo la nostra salsa barbecue. Ne teniamo un po' per dopo. Come vedete, adesso le polpette le dobbiamo girare per bene nella salsa, appunto, per dare a tutti un po' di questa salsa. Ma, come penso molti di voi sapranno, le salse sono un po' bastarde col calore. Si seccano e poi sono difficili anche da togliere dalla padella. Infatti, metteremo un bicchiere d'acqua insieme alla salsa, così da poi ridurla piano piano. Quindi, versiamo la nostra acqua. Ecco qua. Alziamo la fiamma, così da far, appunto, ridurre la salsa molto più facilmente, e le lasciamo qua finché appunto non si è ridotta. Purtroppo non vi so dire tempistiche e cose varie perché, come ho detto, io non sono uno chef. Mi diletto a cucinare, vado sempre a occhio e la maggior parte delle volte ci azzecco sempre. Fino ad ora non è morto nessuno e nessuno si è mai lamentato della mia cucina, a parte di quando metto troppo piccante. Ovviamente in questa fase il coperchio non ci serve perché sennò non si riduce più. Sta già bollendo il nostro sugo, ma dobbiamo farlo bollire appunto finché non si riduce fino al minimo necessario, ovvero quando diventa un po' più cremosa e si attacca bene appunto alle nostre polpette. Quando diventa un po' più densa, se volete renderla più densa, sapete come fare meglio di me, fate pure. Io vi spiego la ricetta nel modo in cui la faccio io. Poi se qualcuno vuole provarla in modo migliore, fate pure. Anzi, se volete provarla, fatela pure voi. Poi mi taggate, mi mettete in descrizione il video e io lo guardo. Chissà che magari qualcuno riesce a perfezionare meglio questa ricetta. Intanto vi faccio anche vedere il pane. Come vedete, si è bello tostato. Non dobbiamo esagerare appunto perché poi dobbiamo rimetterlo nel forno. Questo pane era un po' troppo irregolare per fare così. Dovremmo fare molta più attenzione la prossima volta nella scelta del pane. Quindi lo rompiamo e usiamo la parte cava all'interno per mettere le polpette dopo. Intanto, come vedete, lì piano piano si sta riducendo. E devo dire che la salsa ad ora ha un odore incredibile. Iniziamo a tagliare un po' del nostro formaggio e dopo ce lo affettiamo sopra. Intanto qui direi che la salsa si è ridotta, come potete vedere, per bene, non è più liquida. Iniziamo a comporre il pane. Mettiamo tante polpette quante ce ne stanno appunto nella parte cava. Ovviamente tutte queste che rimangono me le mangio domani. Prendiamo un po' di salsa che è rimasta dentro e ce la versiamo sopra e su tutto il resto del pane. Ecco qua, una bella porzione di salsa sulle nostre polpette. E, come vi dicevo, adesso gli grattugiamo il formaggio sopra. Purtroppo ho poco spazio in questa cucina, devo un po' giocarmela negli spazi. Per questa ricetta sarebbe più comodo usare un formaggio che è facile da scioglierci sopra, come la scamorza o appunto la provola. Anche perché basta prenderla a fette, mettergliela sopra e mettere il tutto nel forno. Infiliamo nuovamente tutto in forno. Mettiamo appunto il nostro pane con le polpette dentro il forno, così da finire la cottura e far sciogliere il formaggio sopra, e aspettiamo. Benissimo, sono passati all'incirca 5 minuti, il pane sarà pronto. Mi metto il guanto da forno e vado a prenderlo. L'odore del pecorino sciolto sulle polpette non me l'aspettavo fosse così buono, poi è tartufato, c'è quel, appunto, quell'odorino di tartufo che, mamma mia, mi sta salendo una fame addosso. Diamo gli ultimi tocchi a questo bel panozzo. Prendiamo un po' di cetriolini, li scoliamo per bene, perché non vogliamo che il loro sapore sovrasti il tutto. Gliene metto giusto 3. Mettiamo un pochino, per dare croccantezza, come se il pane non bastasse, di cipolla croccante. Ed infine, giusto un po' per tirarla ancora fuori, un pochino di salsa almeno sulla
crosta e chiudiamo il tutto. Tagliamo a metà, perché sennò non riuscirò mai a mangiarlo intero. Ecco fatto. E lo mettiamo sul piatto. Ed ecco pronto il nostro paninozzo con le polpette. Non so voi, ma io voglio mangiarlo. Solitamente per questa rubrica diamo sempre il voto per il sapore e per il piccante. Questa volta al sapore non darò un voto, perché l'ho preparato io e sarebbe come barare. Quello che darò sarà il voto al piccante. Quindi prendo uno dei due miei panini e lo assaggiamo. Sono a casa da solo e non vedevo l'ora di fare una roba simile. Allora, il pane che ho scelto è già un pane molto croccante di per sé, quando già è fresco. Poi con i semi io impazzisco. Ma passato in forno, messo con la salsa, con le polpette e tutto, assume un altro sapore. Le polpette di tacchino sono perfette. E parlando appunto di piccante, gli habanero, come ho detto, non sono i peperoncini più piccanti che abbiamo mai mangiato in questa rubrica, ma stanno benissimo in questa salsa barbecue. Si sposano perfettamente, ridotta così, molto più densa, si fa sentire tutto. Quindi come voto gli darei un 7, più per il sapore che per la piccantezza. E detto questo, se trovate questa salsa in giro, sappiate che io ve la consiglio. Vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una prossima cena, visto che oggi si è fatto tardi. Ciao a tutti!